Benvenuti ragazzi in questo nuovo video, sono Phoenix e oggi vi porto un'altra recensione, un'altra serie, sempre su Netflix, sempre piuttosto corta, però a mio parere abbastanza interessante. E voglio parlare questa volta di Tenebre e Ossa, che è una delle ultime originali Netflix, è uscita un paio di settimane fa rispetto a quando sto registrando questo video. Ci ho messo un po' a vederla perché tanti impegni, la serie è un po' lenta, adesso però ve ne parlo meglio. Praticamente abbiamo questa storia fantasy dove c'è questa protagonista che si chiama Alina, che è una cartografa. E si occupa in sostanza di tracciare mappe, appunto, però di una particolare zona che viene chiamata La Faglia. In questo mondo c'è una sorta di muro. Di blocco, di muro altissimo fatto di ombra, di tenebra, che divide le due città principali. Questo muro ha creato ovviamente un sacco di problemi, cioè problemi fra le due parti della città, problemi fuori, di trasporto, di persone, di politica, qualsiasi problema si potesse creare, questa faglia apparentemente l'ha creato. Quindi si sono create attorno a questa situazione una certa quantità di figure, come ad esempio i cartografi, poi i soldati, poi abbiamo questa specie di soldati maghi che si chiamavano Geisha, poi abbiamo una marea di altri nomi che ci vengono abbattuti prepotentemente tra il primo e il secondo episodio, quindi non vi preoccupate, se iniziate a guardarlo e cominciate a sentire nomi di città, di persone, di gilde, di creature, voi dite va bene, perché tanto dopo un po' al 99% vi spiegano o comunque vi fanno capire cosa sono le cose di cui stanno parlando. Quindi abbiamo appunto questa protagonista che si chiama Alina, poi abbiamo un amico d'infanzia che si chiama Mal, che è praticamente un soldato, va proprio nelle missioni, va a fare quello che gli viene chiesto in sostanza, a volte anche volendo, adesso non mi ricordo se esattamente lo squadrone dove c'è lui o un altro squadrone, vanno anche dentro questa faglia dove ci sono mostri, dove ci sono creature malvagie e dove tutti vogliono tenersi un po' alla larga, però se si vuole passare, andare dall'altra parte del paese, ovviamente bisognava passarci attraverso. E quindi un altro lavoro, tra virgolette, che si è creato è questa persona, questo insomma questo lavoro, queste persone che si occupano di trasportare la gente tra una parte e l'altra della faglia. Di solito ci rimangono anche secchi, però chi lo fa ovviamente si aspetta grandi soldini e una buona dose di fortuna, ecco. Poi dall'altra parte abbiamo un'altra storia parallela, dove abbiamo questi corvi, che sono queste tot persone, queste tre persone nel nostro caso, dove abbiamo il capo di questi corvi che si chiama Breaker, dove abbiamo una specie di assassina ninja che però non vuole uccidere le persone, e dove abbiamo un pistolero super mega simpatico che invece uccide un po' tutti, si diverte, salta, fa cose, dice cose, battute, vabbè. E infine, dopo probabilmente uno o due episodi, se non ricordo male, non farò spoiler, lo spoiler lo faccio dopo, lo vedrete qua intorno con un riquadrino rosso. Abbiamo una terza storia che è ancora parallela rispetto alle altre due, che tratta di una griscia, una strega in sostanza, che senza cercare di spoilerarvi troppo, viene catturata in una nave, una specie di nave mercantile, da un altro gruppo di persone che cacciano le streghe, da dei cacciatori di streghe, e poi succederanno delle altre cose, eccetera, eccetera. Quindi, ovviamente, come in tutti i fantasy, abbiamo questa Alina, questa protagonista che è la prescelta, che avrà un potere, cioè che ha un potere incredibile, che dopo poco si viene a scoprire quale. Abbiamo un nemico, un generale della tenebra, che poi vi spiegherò meglio nella parte spoiler di chi si tratta. Comunque abbiamo queste due forze contrapposte e abbiamo Alina che vuole, diciamo, cercare di capire perché ha questi poteri, cosa gli servono, cosa può fare, se
se potrebbero aiutare in qualche guerra, se non gli servono a niente. Ci sono tutti i soliti dilemmi esistenziali, tipo, ma sono buono, non sono buono, eccetera. E qui infatti comincia un po', dopo la grande introduzione abbastanza interessante, comincia un po' una parte, a mio parere, un po' noiosella, dove cominciano tutti gli spiegoni. Quindi bisogna spiegare chi è quella fazione lì, chi è quell'altra fazione là, che cosa fanno, perché lo fanno e compagnia bella. Infatti questa parte l'ho trovata un po' pesante, anche le persone con cui mi sono confrontato, i miei amici, alcuni si sono addirittura fermati ai primi episodi perché l'hanno trovata abbastanza noiosa, perché anche perché non succedeva niente di particolare, era più una parte tutti felici e contenti, parti burocratiche, tu sei lì, fai quell'altro. E insomma, io invece, a me piacciono un po' queste parti di spiegoni, se non sono troppo approfondite, troppo noiose. Io cerco sempre di apprezzarle perché soprattutto in un'opera come questa che è tratta da un libro, anzi da 3 libri minimo, cioè, adesso ho capito bene, c'è una saga con 3 libri, un'altra saga con tipo 2 o 3 libri e tot altri libri collegati, comunque una roba infinita. E questa serie è tratta da uno o due di questi 1000.000 libri. Quindi di solito, quando le serie sono tratte dai libri sono fatte un po' meglio perché non sono state pensate per lo schermo e quindi magari sono state curate più nella parte raccontata più che nella parte visuale, giustamente. Quindi da un lato abbiamo un lato negativo che può essere che ti buttano lì tutti i nomi, tutti i paesi, tutte le cose. Preso ovviamente dal libro, che magari se uno ha già letto il libro c'ha già bene e chiaro in testa, se invece è uno come me che non l'ha letto, si trova tutte queste informazioni e non sa bene cosa farsene, ecco. Se, infatti a un certo punto ero un po' combattuto sul fatto me le scrivo perché poi magari me le dimentico, poi in realtà si capisce che non serve poi molto, comunque. E d'altra parte abbiamo una trama secondo me molto interessante, parlando solo della trama. Perché abbiamo questo mondo fantastico, abbiamo questa faglia che crea un sacco di problemi, abbiamo tutte queste persone che girano intorno, che vivono la vita, che prima della faglia vivevano in un modo, adesso vivono in un altro. E tutte quelle situazioni che vedi accadere in conseguenza a una specie di apocalisse, diciamo così. È un po' estremo apocalisse, però è come se a un certo punto cadesse un meteorite in mezzo all'Italia e già i contrasti che ci sono fra il nord e il sud diventassero ancora peggiori e magari poi si cominciasse a fare una specie di guerra perché poi il sud dovrebbe per ottenere, non lo so, le provviste dal nord dovrebbe passare dal nord, quindi magari con delle tasse, con delle cose, cioè si sviluppano poi dei temi secondo me molto interessanti. Qui abbiamo questo generale che dopo poco viene a scoprire la natura di questa ragazza che conserva dentro di sé il potere della luce, che quindi è il suo opposto. Vuole ovviamente, questa è una cosa che potrebbe finire un po' in spoiler, comunque all'inizio vuole, diciamo, trattare bene Alina perché così magari riesce a fare in modo che lei cancelli, distrugga questa grande faglia, perché ovviamente questa faglia, essendo fatta di tenebra, viene probabilmente distrutta dalla luce, in teoria. Però ovviamente lei all'inizio è un po' impedita, diciamo così, quindi c'è tutta una certa quantità di persone attorno a questo generale che l'aiutano. L'allenano, lei non vuole perché dice no, voglio tornare dai miei amici, voglio queste robe che non ci crede nessuno. E poi succedono cose. C'è sempre un problema con queste serie, un problema secondo me che continuano a rifare, però non si accorgono, cioè magari lo sanno che è un problema, però cercano di ignorarlo. Cioè c'è sempre il problema di questo protagonista che cambia idea così. Cioè, gli succede una cosa, c'è un'idea super, super convinta, eccetera. Le succede un'altra, dice: ah no, prima mi sbagliavo, oppure cambia completamente personalità. Prima è una persona magari timida, un po' nelle sue.
Due episodi dopo diventa la regina del, cioè questo è un esempio, diventa super amichevole, super espansiva con tutti. E queste cose della protagonista prescelta, quel che vuoi, cioè una cosa che si vede in tante serie, soprattutto di Netflix, ma secondo me non è un granché. Cioè, è un modo un po' debole per spiegare una storia dove c'è un protagonista. Perché tu puoi farmi anche un protagonista che non è capace a fare niente. Io ho visto delle storie, ho visto degli anime fatti così, e alcuni sono interessanti perché non, per una volta non vedi che quel protagonista è super fortissimo, che arriva lui dopo migliaia di anni che c'è una situazione, arriva lui e la risolve in 2 minuti, in una settimana di allenamento incredibile, Dragon Ball, per dirne uno. Poi c'è un altro problema. Cioè, tu hai ovviamente tutte queste informazioni di cui vi parlavo prima, però la maggior parte di queste, purtroppo, secondo me, vengono spiegate dai personaggi che parlano magari fra di loro, parlano con un'altra persona e quindi se le spiegano. Cioè, ma io. Allora, è come se. Vi riporto l'esempio di prima: cade un meteorite in mezzo all'Italia, no? È come se io andassi da, che ne so, da Phoenix e gli dicessi: guarda che è caduto un meteorite, il meteorite aveva un diametro di 2 km, è atterrato proprio lì e adesso non riusciamo più a fare quello che facevamo prima. Ma allora, io lo capisco che allo spettatore bisogna spiegargli le cose, però non spiegarmele così, mettimi una voce narrante che mi spiega le cose, ma non far parlare due persone che hanno vissuto la stessa situazione, cioè spiegandosi fra di loro esattamente quella situazione, cioè è una cosa che non ha senso, secondo il mio modesto parere. L'ho vista qui in modo abbastanza marcato perché ci sono molte cose che non si capiscono e quindi che si vuole spiegare, però una voce narrante, un vecchio che racconta una storia, chi se ne frega di chi è il vecchio, però almeno non senti questi due concittadini che vivono nello stesso posto che si spiegano le cose, magari 1000 anni dopo che sono successi. Ma cosa siete deficienti? Che non lo so, uno è rimasto in una tomba 1000 anni. Io non lo so, mi sembra molto stupida questa cosa. Poi volevo parlare anche un po' delle battaglie, perché ovviamente in ogni fantasy che si rispetti ci sono delle battaglie super effettate, no? Ah, contrariamente ad altre serie, andate a vedere le recensioni delle serie passate, ci sono molti effetti, ovviamente, secondo me non sono fatti male, nel senso abbiamo questa faglia che è una sorta di muro di fumo nero, diciamo così, dove le persone vanno dentro e secondo me le parti girate all'interno di questa ipotetica faglia, che probabilmente sono tutte girate in green screen o qualcosa del genere, sono molto interessanti perché cioè, praticamente è come se fossi dentro una grotta, no? E quindi hai delle luci che gestisci bene, tutte queste situazioni molto, molto cupe, però comunque lo spettatore riesce a vedere cosa succede, riesce a capire che si trova dentro una faglia, magari non sempre il punto, cioè lo spostamento dal punto A al punto B. Poi ci sono anche i mostri che non si vedono mai bene, sono fatti anche loro un po' di ombre, di fumo. Quindi da un lato si sono un po' paraculati, nel senso che così non dovevano fare dei mostri troppo difficili, troppo realistici e quindi sembrare innaturali, però hanno fatto delle forme di fumo, delle forme umanoidi che va bene, secondo me hanno reso bene, si sono paraculati un po'. Poi non so quanto sia fedele rispetto al libro, però ha aiutato. Poi ovviamente ci sono tutte le inquadrature dall'alto di città, di cose, di foreste finte, che va bene, quello ormai abbiamo capito che funzionano così, secondo me fatte abbastanza bene, abbastanza credibili, ci sono molte inquadrature in molti posti. Secondo me il budget di questo
di questa serie era abbastanza alto, anche perché se non sbaglio dovrebbero fare ancora 2 stagioni. Questa è una cosa che ho letto ancora prima che iniziassi la prima. Però devo dire che dopo averla finita direi sì, ci sta, perché ci sono tantissime cose da raccontare, tante ambientazioni, tante storie, tanti personaggi. E qui, secondo me, posso iniziare a parlarvi un po' della parte spoiler, quindi 3, 2, 1, parte spoiler. Allora, abbiamo capito che questo Kirigan a un certo punto è il cattivo, nel senso è poi colui che si fa chiamare l'Oscuro, cioè una persona che a suo tempo, non mi ricordo quanti centinaia, migliaia di anni fa, aveva creato questa faglia per una sorta di cascata di problemi uno dietro l'altro. E quindi poi da quando si capisce, questa è un'altra cosa che secondo me fanno spesso, ma porca vacca perché? Cioè, lui da prima che è tutto buono, tutto tranquillo, l'episodio immediatamente successivo a quando viene rivelato allo spettatore che è un personaggio cattivo, lui diventa cattivo. Cioè, ma fammi un personaggio subdolo, una via di mezzo, non mi fare una persona che prima è tutta brava, ordinata, e poi diventa cattivissima, ammazza tutti, taglia le teste, fa cose. Cioè, io non so, sembra come se fosse infetto, no? Che poi in un certo senso lo è, però non so, cioè, queste transazioni, è vero che gli episodi sono pochi, però fatemelo un po' più soft, datemi una scusa un po' più plausibile. E vabbè, poi succedono cose, viene rapita Lina, ovviamente da questo tizio fa una stregoneria, gli fa crescere delle specie di corna qua ad Alina, dove poi in pratica questa era una roba. Allora, se ho capito bene, in pratica lui acquisisce la possibilità di usare il potere suo tramite lui, però solo quando la tocca. Credo. E quindi hanno fatto questa roba super contorta per avere la scusa di far viaggiare insieme Alina e questo generale, il Kirigan. E quindi ovviamente poi verso la fine c'è questo scontro fra i due. Finale niente di particolare, ovviamente vince Alina, vince la luce come sempre, figurati. E il generale sembra morto, poi in realtà l'ultima scena non è morto, però questo ovviamente fa da l'incipit per una molto probabile stagione 2. In generale credo che, a parte qualche cacatina, tutta la serie scorre abbastanza bene, a parte forse un po' l'inizio, non proprio l'inizio, inizio, ma forse sul secondo o terzo episodio l'ho trovato un pochino lento. Sugli ultimi episodi l'ho trovato un po', come al solito, un po' campato lì. È tutto ambientato poi dentro la faglia, gli ultimi episodi, gli ultimi due, credo. E però nel complesso è abbastanza interessante. Ci sono un sacco di vicende, un sacco di cose che succedono, un sacco di cose che dicono, a cui potranno ricollegarsi nella possibile stagione 2. Quindi di parte spoiler non c'era poi così tanto da dire, se non che è abbastanza, non so, abbastanza normale questo finale, questa parte finale, abbastanza scontato. Infatti ora chiudiamo la parte spoiler e passiamo ai voti, i miei voti che sono sempre i soliti 3 strani metodi di valutazione, che sono la noiosità, la prevedibilità e la felicità. Come noiosità sicuramente gli darei un voto abbastanza basso, nel senso meno noioso, quindi gli darei tipo un 3. Perché secondo me, proprio come noiosità, ce n'è molto poca, nel senso è molto interessante, un mondo completamente nuovo, un sacco di informazioni interessanti. Invece come prevedibilità magari gli do un voto un pochino alto, tipo un 8, perché purtroppo tante cose sono già viste. È vero che è tratto da un libro, però evidentemente i fantasy partono tutti dallo stesso cervellone fantasy del Signore degli Anelli e compagnia bella. E infine, come felicità, sicuramente gli do un voto positivo, gli do un 7, perché l'ho
trovata abbastanza positivo come storia, come emozioni che ti lascia quando finisci un episodio, quando finisci tutta la stagione. Quindi signori, io in generale ve lo consiglio, sicuramente c'è di meglio, sicuramente ci sarà di meglio anche questo mese di maggio se lo state guardando quando esce. Ci saranno altri episodi, altre serie di cui vi parlerò, soprattutto di Love, Death, Robot. Secondo me è una serie per pochi. Io cercherò di convincervi che non è per pochi, anche perché dura veramente poco. Però ne parlerò perché esce la seconda parte, magari vi parlerò brevemente della prima o magari della prima e della seconda messa insieme. Vediamo. Quindi signori, per questo video è tutto. Vi invito a lasciare un like, un commento e iscrivervi al canale. Noi ci vediamo la prossima settimana con un altro contenuto incredibile, inaspettato. Ciao ciao!